Buongiorno bambini, come state? State bene? Anch'io? È un po' che non ci vediamo. Allora, volevo sapere da voi se state facendo i bravi, prima di tutto, e poi se state facendo capricci per mangiare. Spero di no, con le vostre mamme a casa, chissà quanti bei pranzetti. Però, a volte, so che non mangiate e che fate un po' di capriccetti. Viene da me tutte le sere un uccellino e mi spiffera tutto, mi dice tutto quello che fate, anche se non mangiate, anche se fate arrabbiare la mamma per mangiare. E allora io ho pensato una cosa, di darvi la vostra ricetta preferita, che è il riso al... lo ricordate? Bravi, e al latte. Allora, io ho pensato di chiamare tutte le vostre mamme. Le chiamate e le fate venire vicino a voi, così io do questa ricetta veloce veloce, che so che vi piace molto, che è proprio la vostra preferita, eh? Allora, mamme, avete chiamato le vostre mamme? Dove sono? Non ci sono mica tutte, eh? Allora aspetto un altro pochino. Ah, buongiorno mamme, ci siete proprio tutte, eh? Sì, vi vedo una per uno. Ok, allora io vorrei darvi questa ricetta che è molto semplice, però che piace molto ai vostri bambini. È molto nutriente e quindi è di grande sostanza, anche la sera se mangiano solo quella va bene. Allora, la ricetta è questa: si mette a bollire l'acqua, si aggiunge il sale e si cuoce il riso a seconda di quante persone siete, di solito è mezzo bicchiere a persona. Quando è quasi cotto, aggiungete il latte che è stato precedentemente riscaldato. Quindi lo fate ribollire di nuovo, così che il latte si addensa un pochino e diventa bello cremoso. Quando ha bollito per un pochino, aggiungete una noccetta di burro, quello che vi piace di più, se può un po' di più o un po' di meno. E per ultimo, quando lo metterete nel piatto, aggiungete il parmigiano. Vi posso assicurare che se la mangeranno tutta, perché a loro quando dico riso al latte impazziscono. Allora io vi saluto e vi auguro buon pranzo. Ciao, ciao a tutti, ciao bimbi, un bacio.